Ciao, sono Emanuela Cavorsi, insegnante di yoga. Benvenuta. Oggi faremo insieme una pratica di 30 minuti di Power Vinyasa Yoga e lavoreremo sulla spaccata. Iniziamo la pratica in cima al tappetino e in piedi. Quindi portiamo gli alluci vicini, i talloni leggermente separati, apriamo bene bene le dita dei piedi. Se abbiamo bisogno possiamo addirittura sollevare le dita e poi aprirle e schiacciarle bene al pavimento o al tappetino, per meglio dire. Iniziamo a sentire i piedi appunto a contatto, iniziamo a radicarci, iniziamo a sentire la pianta del piede ben appoggiata, che ci radica terra. E poi, come se una forza iniziasse ad avvolgere i polpacci, le cosce, che diventano sempre più forti, fino ad arrivare all'ombelico, che inizia a risucchiare verso la colonna, e poi arrivo alle spalle, cerco di staccarle bene dalle orecchie, ruotarle leggermente indietro. Le braccia anche diventano forti, i palmi delle mani sono rivolti leggermente in avanti. Gli occhi sono chiusi e cerco di sentire il mio respiro, sentire che sono qui e ora. Sono nella posizione della montagna, Tadasana, che è una posizione attiva. Inspiro ed espiro. Piano piano apro gli occhi. E ora con un'ispirazione porto le braccia oltre la testa, unisco i palmi delle mani e mi tuffo in avanti. Porto il piede destro lungo lungo indietro, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. Mani al tappetino, piede sinistro indietro, appoggio le ginocchia, il petto, il mento, Chaturanga. Le gomiti sono belli attaccati al corpo, scivolo in avanti, baby cobra, punto i piedi, punto i talloni, no, punto i piedi, punto le ginocchia, mi stingo indietro in cane faccia in giù. Piede destro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. Porto le mani al tappetino, piede sinistro vicino al piede destro. Inspiro, mi sollevo, mani oltre la testa. Espiro e mi tuffo in avanti. Piede sinistro lungo lungo indietro. Appoggio il ginocchio. Inspiro e affondo. Mani al tappetino. Piede destro indietro. Appoggio le ginocchia, il petto, il mento. Scivolo in avanti. Sollevo il busto e ruoto le spalle indietro. Punto i piedi. Punto le ginocchia. Mi spingo indietro in un cane faccia in giù. Piede sinistro in mezzo alle mani. Appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. Mani al tappetino, piede destro vicino al piede sinistro. Inspiro e mi sollevo. Espiro e mi tuffo in avanti. Piede destro indietro, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. Intreccio le mani dietro alla schiena, prendo un Kali Mudra, mani a pistola. E affondo, cerco di spingere le mani indietro e guardo leggermente in alto. Libero la posizione, mani al tappetino, piede sinistro indietro. Ashtangasana, ginocchia, petto, mento. Scivolo in avanti, ruoto le spalle indietro, punto i piedi, punto le ginocchia, mi spingo indietro in un cane faccia in giù. Piede destro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. Intreccio le mani dietro alla schiena, prendo un Kali Mudra e affondo. Inspiro ed espiro. Appoggio le mani al tappetino, porto il piede sinistro vicino al piede destro. Inspiro, mi sollevo. Espiro, mi tuffo in avanti. Piede sinistro indietro. Appoggio il ginocchio. Inspiro, affondo. Questa volta porto la mano sinistra all'interno della coscia sinistra e cerco di fare un piccolo twist e affondo. Appoggio le mani al tappetino,
Piede destro indietro, ginocchia, petto mento, scivolo in avanti, ruoto le spalle indietro, punto i piedi, punto le ginocchia, cane faccia in giù. Piede sinistro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, inspiro a fondo e la stessa cosa portando la mano destra all'interno della coscia destra e affondo e guardo indietro se riesco. Ruoto tutte e due le mani in avanti, piede destro vicino al piede sinistro. Inspiro, mi sollevo, espiro e mi tuffo in avanti. Piede destro lungo lungo indietro, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. Ora porto le mani al tappetino e distendo la gamba sinistra e porto il sedere verso il tallone, ma senza sedermi. Di nuovo affondo e distendo la gamba e sbilancio il piede, il peso indietro. Inspiro a fondo, espiro e sbilancio il piede indietro. Cerco di portare il piede rivolto verso di me per sentire la parte dell'adduttore del bicipite femorale che inizia a strecciarsi. Inspiro a fondo, mani al tappetino, piede sinistro indietro, appoggio le ginocchia, il petto e il mento, scivolo in avanti, ruoto le spalle, punto i piedi, punto le ginocchia, cane faccia in giù. Piede destro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo, porto le mani al tappetino e di nuovo distendo la gamba destra e sbilancio il peso indietro. E di nuovo affondo, sbilancio il peso indietro, gamba destra tesa e il piede che guarda verso di me. Affondo e di nuovo indietro. L'ultima volta affondo, mani al tappetino, piede sinistro vicino al piede destro. Inspiro, mi sollevo, espiro, mi tuffo in avanti. Piede sinistro lungo lungo indietro, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo, appoggio le mani al tappetino. Questa volta mi sollevo distendendo entrambe le gambe e cerco di portare l'anchetta destra indietro e l'anchetta sinistra in avanti. Affondo con le mani al tappetino e mi distendo. Affondo e distendo entrambe le gambe. Affondo e distendo e affondo. Porto le mani al tappetino, piede destro indietro, ginocchia, petto, mento, scivolo in avanti, ruoto le spalle, punto i piedi, punto le ginocchia, cane faccia in giù. Piede sinistro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, inspiro e affondo. E ora, mani al tappetino e di nuovo punto il piede destro, distendo entrambe le gambe e guardo avanti. Anchetta sinistra va indietro, anchetta destra in avanti. Guardo in avanti. Affondo con le mani al tappetino e distendo. Affondo, distendo e affondo. Mani al tappetino, piede destro si unisce al piede sinistro. Inspiro, mi sollevo. Espiro, mi tuffo in avanti. Questa volta inspiro e guardo in avanti con la schiena dritta, ombelico alla colonna. Inspiro, cerco di guardare bene in avanti. E ora abbandono la fronte alle ginocchia. Ancora una volta guardo in avanti, cerco di sentire il codino che tira proprio verso l'alto. Devo sentire che gli adduttori e i bicipiti femorali si allungano. E io guardo in avanti, posso anche avere le mani sulle tibie, ma la cosa importante è avere la colonna bella dritta. Di nuovo, fronte alle ginocchia e guardo in avanti. Ora porto il piede destro indietro con il piede a 45 gradi, non troppo indietro, quindi deve essere un'apertura comoda. Appoggio le mani al tappetino e inizio a ruotare la chiappetta sinistra, prima verso sinistra e poi la porto indietro. Quindi cerco di sentire cosa cambia nel mio adduttore e nel bicipite femorale quando inizio a ruotare. Quindi ruoto verso sinistra
e poi squadro di nuovo le anche. Ancora una volta verso sinistra e squadro le anche. Ora porto di nuovo il... Ora porto la mano destra, se riesco, all'esterno del piede sinistro. Se ho bisogno posso mettere un blocchetto che può aiutarmi in qualsiasi altezza. E ruoto e twisto verso sinistra. Quindi il braccio sinistro verso l'alto. L'anchetta sinistra la spingo indietro, l'anchetta destra vuole venire avanti. Inspiro ed espiro. Appoggio le mani al tappetino, porto il piede destro in avanti e di nuovo inspiro, distendo la colonna, guardo avanti, ombelico la colonna, se ho bisogno posso tenere le ginocchia leggermente piegate e di nuovo fronte alle ginocchia. Inspiro, distendo e fronte alle ginocchia. Inspiro. E ora porto il piede sinistro a 45 gradi indietro e di nuovo faccio la stessa cosa, quindi ruoto verso destra e poi verso sinistra. Guardo sempre avanti, verso destra e verso sinistra, quindi torno al centro, destra e centro. Squadro bene le anche. Porto la mano sinistra all'esterno del piede destro, se voglio metto un blocchetto, altrimenti no, appoggio e porto il braccio destro verso l'alto. Anchetta destra che spinge indietro, anchetta sinistra che spinge in avanti. Inspiro ed espiro. Cerco di sentire questo twist, la pancia che si gonfia e che si sgonfia. Appoggio entrambe le mani al tappetino, unisco i piedi, inspiro, guardo in avanti, schiena dritta, espiro, fronte alle ginocchia. Inspiro, mi sollevo, braccia oltre la testa, espiro e mi tuffo in avanti. Inspiro, guardo in avanti, appoggio i piedi al tappetino e ora cammino o salto indietro. E mi ritrovo in una plank. Chaturanga, possiamo farlo o con le ginocchia al tappetino, i gomiti sempre a contatto col corpo, oppure chaturanga completo. Cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Inspira ed espira. Piede sinistro ben ancorato al tappetino, piede destro si solleva. E facciamo delle piccole pulsazioni. 1, 2, 3, 4 e 5. Piede destro in mezzo alle mani, inspiro, mi sollevo, I lunge e cerco di affondare il più possibile. Se voglio apro le braccia a cactus e affondo. Porto le mani al tappetino, distendo la gamba destra di nuovo e guardo bene avanti. Anchetta destra indietro, anchetta sinistra in avanti e affondo. E di nuovo indietro, affondo, e di nuovo indietro, e affondo. Ora appoggio le mani al tappetino, porto il piede destro in alto indietro, e di nuovo 5 pulsazioni qui, 2, 3, 4 e 5. Questa volta il piede destro va all'esterno del piede della mano destra, inspiro e affondo. Posso anche ruotare leggermente lateralmente cioè se il ginocchio va verso l'esterno, posso ruotare il piede di taglio. E poi distendo la gamba destra e cerco di guardare in avanti. Di nuovo affondo e distendo. Se voglio posso portare la punta dei piedi in alto rivolta verso il corpo. Affondo e ancora una volta distendo. Affondo, porto il piede destro indietro, vinyasa, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Piede destro in alto, ora piede destro in mezzo alle mani. Inspiro, mi sollevo ai lunge, intreccio le mani dietro la schiena e affondo. Inspiro ed espiro.
Cerco di respirare comoda, respirare come se fossi in una posizione tranquilla e comoda. Appoggio le mani al tappetino e ora sollevo la gamba sinistra e mi ritrovo in un guerriero 3 supportato con le mani. Ora porto la fronte verso le ginocchia e cerco di spingere la gamba sinistra in alto. Poi inspiro, guardo in avanti, gamba sempre tesa, espiro, fronte alle ginocchia, al ginocchio. Inspiro, guardo avanti e fronte al ginocchio. Guardo in avanti, ora porto le mani in preghiera al centro del petto e sto qualche istante nel mio guerriero 3. Ombelico alla colonna, guardo un punto fisso davanti a me, la gamba sinistra è forte. Inspiro ed espiro. Ora porto di nuovo le mani a terra, porto la gamba sinistra in alto, standing split. Se voglio posso portare la mano destra che va ad avvolgere il polpaccio e cerco di portare la fronte verso il ginocchio. Cerco di capire cosa cambia se ruoto, se apro l'anca oppure se la chiudo. Inspiro ed espiro. È normale non essere completamente in uno split perfetto, piano piano ci arriveremo tutte. Ora appoggio le mani al tappetino, posso spingere leggermente indietro il piede destro, posso fare ora dei saltelli oppure ci ritroviamo poi tutte tranquillamente a cana faccia in giù. Quindi posso fare dei saltelli per switchare le gambe oppure posso fare anche il flying vinyasa, quindi volo in alto, chaturanga, cana faccia in su e cana faccia in giù. Piede destro in alto indietro. Faccio le mie 5 pulsazioni. 1, 2, 3, 4, 5. Piede destro in mezzo alle mani. Appoggio il ginocchio. Cerco di... Porto il dorso del piede a contatto col tappetino e affondo. Ora porto, sbilancio il peso indietro, distendo la gamba destra come abbiamo fatto all'inizio. Ardha Numanasana. Quindi siamo in una sorta di mezza spaccata. Cerco di sentire proprio la sensazione del... Il piede, le dita dei piedi vogliono... del piede guarda verso di noi e la sensazione è quella di andare in avanti col busto. Le mani spingono quasi il tappetino lontano da noi per allungarci. Inspiro ed espiro. E ora mi sbilancio in avanti, affondo e indietro. Avanti, indietro. L'ultima volta avanti. E ora posso scegliere se rimanere qui, ancora in Ardha Numanasana, oppure provo e me la tento la spaccata, quindi Anumanasana. Se ho bisogno di un aiuto, posso o avere dei blocchetti, o può bastarmi forse avere solo le mani al tappetino. I blocchetti sono molto utili perché possiamo utilizzarli in diverse altezze. Non preoccupatevi se oggi non andate giù fino in fondo come magari altre volte. Ogni giorno è diverso. Controllate bene che la gamba dietro sia distesa. Inspirate ed espirate. Cercate di non andare giù troppo velocemente e di forzare troppo la posizione, altrimenti rischiate di contrarvi. Meglio andare giù piano, piano, piano. Ancora 5 respiri qui. Mi odio mentre lo dico, ma più si sta, più il corpo si abitua. 3, 4 e 5. Ora piano piano cerco di liberare la posizione nel modo che mi viene più semplice. Quindi anche se ci sentiamo un po' goffe non è un problema, basta che non ci facciamo male. Appoggiamo le mani
Al tappetino portiamo il piede destro, indietro, vignasa. Cane, chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Ancoriamo bene il piede destro e ora è il turno della gamba sinistra. Quindi gamba sinistra in alto e inizia a fare 5 pulsazioni. 2, 3, 4 e 5. Piede sinistro in mezzo alle mani. Inspiro e affondo. Se voglio posso aprire le braccia a cactus per affondare di più. Porto le mani al tappetino e ora distendo la gamba sinistra e cerco di portare, di andare sul tallone, portare le dita dei piedi verso di me. Guardo in avanti, devo sentire l'adduttore e il bicipite femorale che si allungano. Vado in avanti e indietro. Avanti e indietro. Ancora una volta avanti, ancora una volta indietro, forse ne abbiamo fatto uno in più. E affondo, mani al tappetino, piede sinistro in alto indietro. 5 pulsazioni, 2, 3, 4, 5. Piede sinistro all'esterno della mano sinistra. Affondo, apro eventualmente il piede sinistro leggermente di taglio. Guardo avanti e distendo. E se voglio posso portare, andare sul tallone oppure rimanere con il piede al tappetino. Affondo e distendo, affondo, distendo, ancora una volta affondo, porto il piede sinistro indietro, tavola, vignasa, chaturanga, cane faccia in su, cane faccia in giù, piede sinistro in alto e ora piede sinistro in mezzo alle mani, inspiro, affondo, intreccio le mani, e affondo nuovamente, inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro, porto le mani al tappetino, mi sbilancio in avanti, in un guerriero 3 supportato, guardo avanti, gamba destra bella tesa, espiro, fronte al ginocchio e cerco di sollevare sempre di più la gamba destra. Inspiro, guardo avanti, espiro, fronte al ginocchio, inspiro, guardo avanti, fronte al ginocchio e ancora una volta guardo avanti. Mani al centro del petto, guerriero 3, cerco di avere la gamba destra bella forte, guardo un punto fisso davanti a me, il mio drishti, inspiro ed espiro. Mani al tappetino, standing split, quindi ora sollevo la gamba destra quanto riesco, se voglio posso avvolgere con la mano sinistra il polpaccio sinistro e cerco di sollevare e di creare la mia spaccata in aria, non facile ma ci proviamo. Fronte al ginocchio e ora appoggiamo le mani al tappetino, squadriamo bene le anchette, se vogliamo facciamo qualche saltello che può essere anche semplicemente così, possiamo scambiare le gambe in volo oppure possiamo fare un flying vinyasa. Chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Piede sinistro in alto, 5 pulsazioni, 1, 2, 3, 4, 5, piede sinistro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, poi appoggio il dorso del piede al tappetino, affondo, inspiro ed espiro. Meno male che non dovevamo faticare, appoggio le mani al tappetino e distendo bene la gamba sinistra, Ardha Numanasana, guardo avanti. Inspiro ed espiro, cerco proprio di sentire l'anchetta sinistra che va indietro e quella destra che va avanti, per squadrare bene le anche. Guardo avanti, allungo la parte bassa della colonna e ora sbilancio il peso in avanti,
Affondo e indietro. Affondo e spingo indietro. Ultima volta, affondo. Torno indietro. Posso rimanere in Ardha Numanasana oppure provo, se me la sento, scivolo in avanti. Un trucchetto può essere anche quello di avere un calzino, una maglietta, qualcosa sotto il tallone che abbiamo avanti, della gamba che abbiamo avanti, e quello può aiutare molto a scivolare. Se ho bisogno utilizzo i miei blocchetti, se li ho, o posso usare dei libri o qualsiasi cosa. Inspiro ed espiro. E sto qui a godermi questa asana, posizione comodamente tenuta. Cerco di abbandonarmi alla gravità e cerco di respirare sempre con il naso, nel modo più calmo possibile. Se sento che il respiro si fa corto, diventa affannoso, allora torno leggermente su. Bisogna riding your edge, bisogna essere in quel limite sottile tra il fastidio e lo star bene, mai tra il fastidio e il male. Ancora tre respiri. Due. E uno. E ora, piano piano, cerco di liberarmi da questa posizione, o questa prigione che abbiamo, in cui ci siamo messe per un po'. Appoggio le mani al tappetino, piede sinistro indietro, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ora unisco i piedi, faccio un piccolo saltino e mi ritrovo con i piedi vicini alle mani. E ora rotolo indietro, anzi mi siedo, prendo metto le mani sotto alle cosce, quindi dalle ginocchia, e faccio un piccolo rocking and rolling. Ruoto indietro e massaggio la colonna. E indietro e massaggio la colonna. Ora cerco di mantenere sempre le ginocchia piegate. Inspiro, guardo in alto. Espiro, pancia verso le cosce e afferro con indice medio l'alluce. Inspiro, guardo avanti e piano piano inizio a camminare i talloni in avanti fino a quando mi rendo conto che pancia e cosce non sono più a contatto. A quel punto non mi preoccupo e rimango con le ginocchia leggermente piegate. Voglio avere la parte lombare allungata. Se riesco, invece, vado più in giù. Con ogni inspirazione cerco di andare un po' in avanti e con ogni espirazione cerco di abbandonarmi sempre di più verso il tappetino. Inspiro, guardo avanti, libero la posizione, mi siedo, vado pianissimo indietro e srotolo una vertebra alla volta, molto più piano di quanto non vorrei andare, piano, 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 porto giusto un attimo una piccola inversione, porto le gambe oltre la testa e poi porto con le mani, nei palmi delle mani cerco di supportare o la parte lombare oppure, se riesco, posso camminare sempre più su e mi ritrovo in una verticale, nella nostra candela, in una verticale. Quando siete qui, mi raccomando, non ruotate il collo, cercate di trovare la vostra posizione comoda, le gambe sono attive, cerchiamo di invertire un attimino il flusso del sangue. Inspiriamo ed espiriamo. Ora piano piano
Portiamo le gambe oltre la testa. Se vogliamo possiamo portare le ginocchia vicino alle orecchie. Inspiro, espiro. Ora pianissimo srotoliamo la colonna, distendiamo le gambe al tappetino, portiamo gli avambracci sotto alle spalle, diciamo il gomito deve essere all'altezza delle spalle, avambracci al tappetino e ruoto, porto la testa indietro e cerco di inarcare la schiena e di portare la testa indietro. E ora, piano piano, mi abbandono completamente con il piede destro che va verso il lato destro del tappetino, il piede sinistro verso il lato sinistro, le braccia cadono pesanti lateralmente, con i palmi rivolti verso il basso. Cerchiamo di tornare al nostro respiro. Shavasana. Inizio a guardare i miei pensieri che passano. Magari vedo anche la mia to-do list, ma la ignoro per un attimo. Imparo a guardare i miei pensieri senza giudicarli, senza volerli afferrare sempre tutti. Imparo a guardarli come una spettatrice esterna. Imparo a respirare in ogni momento della vita. Imparo a respirare anche quando sembra che ci venga tolto il respiro, da quello che viviamo, da come reagiamo a quello che succede. Cerchiamo di porre attenzione al modo in cui reagiamo a volte immediatamente a qualche cosa che ci succede. A volte anche in un modo esagerato, e che se solo contassimo fino a 10, ma anche fino a 3, probabilmente riusciremo a ridimensionare tutto. Questa è una lezione che sono la prima a dover imparare. Non abbiamo fretta, cerchiamo di non avere fretta di reagire. Cerchiamo di non aver fretta di trarre conclusioni. Cerchiamo di vedere i momenti difficili o quello che ci succede in modo leggermente distaccato e oggettivo. Cerchiamo di guardarci veramente dentro prima di fare qualsiasi cosa. Iniziamo piano piano a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi. Portiamo le braccia oltre la testa e ci stiracchiamo. Ora pieghiamo il piede destro, pieghiamo il piede sinistro, il ginocchio destro, il ginocchio sinistro. Ci abbracciamo dolcemente, se vogliamo dondoliamo leggermente verso sinistra, verso destra. E ora ruotiamo le ginocchia verso sinistra se abbiamo bisogno di rilassarci, o verso destra se abbiamo bisogno di energia. Con la mano che abbiamo davanti al volto ci solleviamo e ci ritroviamo con le gambe incrociate e le mani in preghiera. Mani alla fronte per avere sempre pensieri positivi e pieni di amore per gli altri, ma soprattutto per noi stesse. Mani alla bocca per dire sempre la verità agli altri, ma soprattutto a noi stesse. Mani al cuore per essere sempre pronte a dare, ma soprattutto a ricevere amore. Pronte al tappeto.
Namaste. Spero di cuore che la pratica di oggi ti sia piaciuta. Se ti fa piacere lascia un like o un commento e non dimenticarti di iscriverti al canale cliccando qui a fianco o qui sotto. Seguimi anche su Instagram e mi trovi come manuela_caorsi. Grazie ancora per essere stata con me e ci vediamo nel prossimo video per praticare di nuovo insieme. Namaste.